6-6-2015, 6 giugno 2015. La data che credo mai nessuno all'inizio di quella stagione avrebbe pensato potesse coinvolgere direttamente la Juventus di Allegri, del primo anno di Allegri. E lo so che quando si parla di finali della Juve è gioco forza a parlare di finali perse, ma questa è stata una finale molto particolare che io ho vissuto sul campo, naturalmente. Ricordo ancora abbastanza bene tutti i dettagli di quel pre-partita, di quei giorni che precedettero la partita. Ricordo l'arrivo a Berlino 2 giorni prima del match, il giorno 4. Un caldo terrificante, penso che fosse una delle città più calde del mondo in quel periodo. A Berlino sbarcammo al mattino presto, aeroporto, trasferimento subito vicino prima in albergo naturalmente, poi allo stadio perché si trattava, voi dovete sapere, quando c'è la finale non valgono gli accrediti che sono stati fatti ai giornalisti, agli operatori TV, eccetera. Quelli durante la stagione regolare non valgono, devi andare a riaccreditarti e viene predisposta una struttura. Mi ricordo a Berlino era con molta oculatezza, con un caldo terrificante, una tensostruttura, una specie di tendone, e non vi dico lì dentro come si stava. C'era da fare una fila terrificante perché c'erano non so quanti membri dell'informazione. Tra personale tecnico, giornalistico, personale di supporto, io penso che siano stati rilasciati sui 300-400 accrediti quel giorno, per quella partita. Ricordo una fila tremenda e quando entrai in questo tendone in cui dovevi strappare il numerino, ti chiamavano a seconda del numerino della testata, eccetera, dovevano scattarti la foto, poi passare all'ufficio successivo, o meglio allo stand successivo, a firmare, poi dopo 10 minuti ti arrivava il tuo accredito personale con tanto di foto. Lì dentro si gocciolava, tutti uniti, una roba che adesso non sarebbe naturalmente proponibile, questo caldo pazzesco, e poi non è che era finita lì, perché poi cominciava la vera e propria giornata lavorativa. Trasferimento subito alla porta di Brandeburgo, la storica porta di Brandeburgo, da dove c'era un po' il nostro quartier generale per i collegamenti con i telegiornali, eccetera. Primo giorno, soprattutto turisti di Berlino e gente del posto. Secondo giorno, cioè giorno prima della partita, beh, cominciò l'invasione naturalmente dei tifosi italiani e dei tifosi spagnoli, catalani, che spagnoli si offendono, tifosi catalani del Barcellona. Il clima era sicuramente molto bello, lì c'era il villaggio della UEFA, dove erano stati allestiti lo store ufficiale della UEFA, lo store della Juventus, lo store del Barcellona, il villaggio, diciamo così, si chiama villaggio della Champions. E c'era questo clima di festa, bellissimo, perché insomma l'atmosfera che si respira in quei giorni non è l'atmosfera di una competizione, ma è l'atmosfera di una festa, di una festa dello sport nella quale i tifosi delle due squadre si mischiano tranquillamente, nei quali assisti a scambi di fotografie, scambi di sciarpe, scambi di magliette, la birra bevuta assieme. È proprio una festa sportiva in piena regola. Devo dire che mi ha sempre colpito, di tutte le finali che ho seguito, le ho fatte tutte, quelle della Juventus, a parte quelle di quando ero ragazzino, ma da quella del 96 a Roma a tutte le altre le ho fatte tutte, e devo dire che mi ha sempre colpito questo clima particolare che c'è attorno alla finale. È bellissimo, un'esperienza stupenda da vivere. Poi chiaramente sta meglio chi festeggia anche al 90° o supplementare o rigori avvenuti, ma questo è un altro tipo di discorso. Si lavorò a tamburo battente perché poi avevamo premium, quindi avevamo un sacco di edizioni televisuali, eravamo in tanti, eravamo 5-6 inviati, qua 5 mi sembra,
per questa partita molto importante. Era, se non sbaglio, sì, 15-18, era il primo anno che avevamo i diritti in esclusiva della Champions, e quindi insomma era la nostra prima finale. Ci ritenemmo anche un po' baciati dalla fortuna, no? Perché primo anno di diritti in esclusiva Champions abbiamo un'italiana che va in finale. Quindi le varie marce di avvicinamento, montaggio, servizi, era una roba da non respirare, non solo per il caldo, ma veramente. E però c'è la soddisfazione di partecipare a un evento di questo genere. Io ho parlato poi, venendo al match vero e proprio, di quella partita proprio con Max Allegri fuori dagli schemi di un'intervista, naturalmente il giorno in cui ha sostenuto l'ultima conferenza stampa della passata stagione, c'è stato un po' un rinfresco con i giornalisti. E così, parlando proprio amichevolmente, lui mi disse: "Guarda, la partita che proprio mi è rimasta qui più di tutte è non tanto la finale di Cardiff, non tanto Monaco, non tanto Madrid con il rigore di Ronaldo all'ultimo momento, certo, hanno lasciato un segno profondo, no? Ma quella finale lì con il Barcellona, perché mi ha detto potevamo vincere." Ora, io me la ricordo bene quella partita. Ricordo anche le sensazioni che ebbi una volta arrivato allo stadio, che mi dissi tra me e me: non è possibile che la Juventus sia qua. Al di là che ha già vinto uno scudetto, ha già vinto una Coppa Italia, e già sembrava questo doblete, no? Una cosa fuori dal normale, perché venivi dai tranni di Conte, mi sembrava che solo Conte potesse raggiungere determinati traguardi, invece arriva questo Allegri, Max Allegri, era già Max Allegri, ha già vinto uno scudetto col Milan. Però arriva lui, rompe gli argini dell'emotività, i tifosi che non lo vogliono, arriva, vince lo scudetto, vince la Coppa Italia e ti porta in finale dei Champions. Mamma mia, dice, questa è una situazione incredibile. Però arrivai allo stadio con questa sensazione di dire: è già bello essere qua. Cioè, è già bello essere qua. Vada come vada, se arriva una vittoria per la Juventus è un di più di una stagione straordinaria. Se arriva la vittoria del Barcellona, beh, il Barcellona è la squadra più forte del mondo, perché in quel momento lì era la squadra più forte del mondo. Era la squadra più forte del mondo. Mai avrei pensato di cogliere alla fine il rammarico di aver perso una partita del genere, perché la perdi e prendi gol in contropiede. Lo dissi a Max. Dissi: "Max, l'avete sbagliata quella partita lì, perché mai avrei pensato che la tua squadra, una volta raggiunto l'1-1 con Morata, si prestasse al contropiede dell'avversario. Al di là degli episodi, Pogba, non Pogba, rigore, non lo so, non mi interessa." E lui mi disse: "Sì, è vero." Proprio lui, no, che predicava pazienza, gestione, eccetera. "È vero, ma in quel momento lì," mi disse, "guarda, era difficile dire ai tuoi giocatori di gestire quando cogli nell'avversario dei segni di debolezza dopo avergli pareggiato. Ti viene automatico andare avanti. Poi è vero che rivisitandola dici: è vero, l'abbiamo sbagliata perché l'abbiamo gestita male, perché sull'1-1 contro una squadra più forte ci stava che loro venissero avanti e che tu giocassi di rimessa, magari l'ultimo quarto d'ora sfiancandoli, portandoli ai supplementari, no? Però capisci anche che è stato un discorso molto umano il suo. Ti rendi conto che hai pareggiato la partita meritatamente, dopo un inizio disastroso, ma l'hai ripresa mentalmente. Hai un avversario che sta cadendo in ginocchio, perché psicologicamente in quel momento lì l'inerzia della partita si era spostata sulla Juve. È chiaro che umanamente, agonisticamente, sei portato ad andare a cercare gol del 2-1. E però prendi gol in contropiede, ragazzi. Io quell'azione, io il gol di Neymar non lo considero. È un gol a tempo scaduto, per me la partita è finita 2-1 quella sera. Ma se penso a tutti quei metri che sono stati consentiti a Messi per portare su il pallone, scaricarlo, il tiro, e c'era già stato un precedente in cui Messi aveva poi fatto uno scambio in area, aveva tirato la palla, era uscita di tanto così, due azioni fotocopia, in contropiede. Ecco, se io penso che la Juventus, specialmente quella di Allegri, perde una finale di Champions perché subisce un gol in contropiede dalla squadra più forte del mondo che dovrebbe giocare la partita e metterti lì, ecco, è lì che nasce il rammarico di quella serata. Poi dico, ragazzi, lo ripeto ancora, il Barcellona era la squadra più forte. Ed è stato bello essere lì. È stato bello essere lì. Non mi è andato giù, gliel'ho detto a Max. Max mi ha dato ragione, anche a lui l'ha capita questa cosa qua. L'aveva già capita, non c'era bisogno che gliela dicessi io.
È stato il suo più grande rammarico, perché ci potevamo vincerla in quei 10 minuti dopo il pareggio di Morata. E capisco i giocatori che si sono buttati avanti. Però, a conti fatti, io dico, forse se la Juve la gestiva diversamente, dopo il pareggio, poteva avere qualche chance in più. Poteva avere qualche chance in più. Ero già fuori dallo stadio. Io il gol del 3-1 di Neymar non l'ho visto perché per disposizioni dovevo essere fuori dallo stadio all'inizio dei tempi di recupero, pronto a rientrare qualora cambiasse qualcosa, qualora Juventus naturalmente pareggiasse, perché dovevo intervistare i tifosi che uscivano, quindi dovevo prepararmi fuori. Quindi il gol di Neymar l'ho solo sentito, l'ho solo sentito. Ho sentito il boato e ho capito che non aveva pareggiato la Juve, ma aveva segnato il Barcellona, perché il boato arrivava esattamente dalla curva verso destra. Ero davanti a quel piazzale e c'era certamente il dispiacere sportivo, ma ripeto, avevo trovato la conferma di tutto quello che pensavo, che era stato bellissimo essere lì, era stato bellissimo essere lì e che questa squadra avrebbe potuto anche ritagliarsi delle altre occasioni per arrivare in una finale. Ricordo questa fiumana di gente che esce, io mi ero messo più o meno vicino all'ingresso del settore occupato dagli italiani, e ricordo un sacco di gente che mi veniva incontro, ovviamente anche un po' riconoscendomi, eccetera, un sacco di gente che piangeva. Io ricordo un ragazzo che io sono in diretta, tra l'altro. In diretta mi abbraccia e piange disperato con i singhiozzi, e io consolarlo. È stata veramente una cosa in cui si è vista tanta umanità in quel momento lì, tanta umanità. E chiaramente a me dispiaceva anche vedere delle facce così, e cercavo di spiegare a tutti questi ragazzi, a tutta questa gente distrutta, affranta, che era stato bello essere lì, che dovevano essere orgogliosi del fatto di essere stati lì, quando nessuno poteva immaginare che la Juventus alla fine di quella stagione sarebbe stata lì dopo aver vinto uno scudetto e una Coppa Italia. È il bello dello sport, il brutto dello sport, non lo so, però io serbo un bellissimo ricordo, al di là del risultato, naturalmente, perché sarebbe stato molto più bello se il risultato fosse stato l'opposto, ma io serbo un bellissimo ricordo di questa esperienza, che è stata una delle esperienze più forti, più pesanti della mia carriera giornalistica, e sono contento di averla condivisa con voi. Alla prossima!